Questa sera tu hai organizzato. Sono questa sera al quarto incontro. Abbiamo avuto un incontro al quartiere di Montecitorio, quartiere Case Popolari. Abbiamo avuto un incontro con una cena tutte donne che hanno voluto organizzare, dove erano presenti circa 80 signore e signorine, che penso che ci daranno una mano. Dopodiché sono stato all'incontro che ha organizzato il dottor Pasquale Andreozzi e adesso eccoci qua. Questo a dimostrazione che abbiamo un gruppo effervescente, un gruppo capace anche di organizzarsi, un gruppo che riesce comunque a mettere insieme tante persone. E mettere insieme tante persone, portarle dietro alla politica, vi assicuro che non è facile. Allora io parto da questo presupposto. I cittadini in questo momento, Franco, ci stanno ascoltando, ci stanno dando modo di comunicare con loro, ci stanno anche dando con la loro presenza di per sé un grosso elemento di soddisfazione per noi. La soddisfazione maggiore, infatti, è quella di vedere persone che ci stanno ad ascoltare, che stanno magari ad ascoltare qui le nostre idee, i nostri programmi e perché no, le cose che abbiamo già fatto. Noi in questi giorni non andiamo millantando per le case cose che si potrebbero fare, facendo regalie a destra e a sinistra, sperperando soldi che in questo momento, vi assicuro, ma voi lo sapete meglio di me, nelle case di noi cittadini della Ciociaria e italiani, ma azzardo a dire anche in tutto il mondo mancano. Allora abbiamo voluto impostare una nostra politica, tutta nostra, in modo più tranquillo, in modo più sereno, in modo forse più serio. Non abbiamo voluto innanzitutto mettere in campo grosse risorse economiche, perché quelle risorse economiche dopo da qualche parte devono uscire. Allora io mi comincio già a fare delle domande, questi soldi da dove escono? Allora voglio cominciare a pensare anche in modo, voglio cominciare anche a farmi qualche altra domanda. Se io questi soldi li spendo, dopo da qualche parte me li devo far rientrare. Allora o devo essere in possesso di grosse risorse finanziarie, oppure magari devo pensare ad altro. E per quello mi devo per forza impossessare del comune di Ceprano, pensando che chi va ad amministrare un comune possa svoltare chissà quale cosa. Io invece che ho toccato con mano insieme a Franco ed ho condiviso con lui tanti progetti importanti, vi assicuro che fare l'amministratore di un paese molto difficilmente porta a togliersi delle soddisfazioni personali. Perché? Perché comunque si è sempre al contatto e chi è al contatto col cittadino, come abbiamo fatto io e Franco, sempre al contatto con i problemi della comunità, della nostra comunità e del nostro paese. E quindi noi proprio da questo vogliamo ripartire, da quelli che sono i problemi veri della città, i problemi veri che abbiamo affrontato in questi 5 anni e che con il nostro impegno abbiamo cercato di risolvere, abbiamo cercato di realizzare per migliorare questa città, una città Ceprano che merita di più. E proprio per questo, caro Franco, noi vogliamo ripartire. Abbiamo tante cose belle di cui possiamo parlare, ma noi possiamo parlare di fatti in questo opuscolo, ma anche in quello che questa sera Franco mi ha fatto trovare e che con grossa ammirazione voglio leggermi con attenzione questa notte. E ti ringrazio di aver fatto questo ulteriore elemento di conoscenza per i cittadini. Io voglio partire proprio da queste cose che noi abbiamo fatto, alla faccia di chi dice che noi in 5 anni non abbiamo fatto niente. Noi abbiamo messo in campo tante opere importanti per il paese, a partire dal depuratore, un depuratore comunale che era stato cominciato più di 20 anni fa e che insieme agli uffici tecnici, all'ufficio tecnico comunale, insieme all'architetto Tucci, che vado pubblicamente a ringraziare perché è qui questa sera con noi, abbiamo dovuto sbrogliare una matassa, non si sa quanto era impicciata,
Non si sa su quanti enti eravamo bloccati per questo depuratore comunale. Beh, noi ci siamo riusciti, abbiamo messo a frutto, abbiamo sciupato, usato, non sciupato, bene i nostri soldi pubblici, ma abbiamo portato a termine un'opera importante come un depuratore comunale. Un depuratore comunale che non poteva essere non ultimato, perché ormai i quozienti europei, ciò che l'Europa ci impone, i depuratori sono obbligatori per una comunità come Ceprano. Come è obbligatorio fare la raccolta differenziata? Una raccolta differenziata che sta per partire, e sta per partire anche grazie all'impegno mio e di Franco che in questi ultimi mesi insieme ad Antonio Martini abbiamo profuso. Quindi, per andare avanti potrei elencare tante opere, ma per non dilungarmi troppo, perché comunque l'ora comincia a essere tarda e magari voi siete anche un pochettino stanchi da una giornata di lavoro, ma anche dall'ascoltare quello che noi vi vogliamo dire. Ma noi siamo entusiasti di volervi dire queste cose e di portarvi a conoscenza delle tante cose buone che abbiamo messo in campo. Abbiamo avuto l'attenzione giusta per le scuole, abbiamo risistemato la scuola media, abbiamo ridato lustro all'asilo nido comunale, penso come ha prima di me detto Franco, abbiamo ristrutturato la scuola di Ponterotto, abbiamo ristrutturato la scuola della stanzione. Domani sarà nostro ospite l'assessore regionale ai lavori pubblici Luca Malcotti e l'assessore alle attività produttive di Pietro Paolo, a dimostrazione che la regione non è come dicono tanti che è con loro, la regione è anche con noi. Ma noi però pensiamo di avere qualche vantaggio in più. Sappiamo di saper aprire, di avere le chiavi per aprire le porte della regione, e come noi non credo che gli altri lo possano fare. Allora non vogliamo fare né proclami politici, né di centro, né di destra, né di sinistra, perché la nostra lista è una lista omogenea. Nella nostra lista vi sono racchiuse potenzialità di centrodestra, potenzialità di centrosinistra, lo dimostra la presenza dell'onorevole Schietroma l'altra sera alla cena di Valentina Di Folco. Quindi una lista omogenea che però vuol fare soltanto il bene della città. Noi non vogliamo racchiuderci dietro lo schermo della facciata politica per forza. Noi vogliamo amministrare questo paese e lo vogliamo amministrare nel miglior modo possibile, mettendo in campo tutte quelle che sono le nostre conoscenze, tutte quelle che sono le persone che ci possono dare una mano, come diceva poc'anzi l'onorevole Mastrangeli, una persona che conosco dal 94, mi dispiace che Riccardo sia andato via, ma io mi ricordo quando Riccardo Mastrangeli si è candidato la prima volta alla Camera dei Deputati e venne a fare insieme a me un convegno al ristorante Borgo Antico, penso che era il 94, io avevo 20 anni di meno, però le cose sono andate avanti e noi siamo ancora qui. Quindi con questi presupposti noi ci vogliamo ricandidare alla guida della città di Ceprano, con tutti i nostri buoni propositi vogliamo pensare alla nostra città senza vendere imbrogli, perché in questi giorni persone vanno dicendo di tutto di questa amministrazione, possono dire però quello che gli pare, noi possiamo rispondergli con i fatti che sono stati fatti nei lavori pubblici, i fatti che sono stati fatti nel sociale, i fatti che sono stati fatti in tutti gli ambiti dell'amministrazione locale. Quindi ecco, è per questo che noi ci stiamo ricandidando e ci rimettiamo di nuovo la faccia, perché penso che abbiamo tutte le carte in regola per poterci rivolgere a voi e poi poter rientrare nelle vostre case con la nostra umiltà e con la nostra disponibilità che ci ha sempre distinto. E quindi, e vado a concludere, mi dispiace che nella condivisione dei fatti, come abbiamo fatto io e Franco Di Palma, e continuiamo a farlo, perché con Franco ci siamo condivisi il polo artigianale, ci siamo condivisi l'asilo nido, non ci siamo mai ostacolati né osteggiati. Mi dispiace che insieme a noi non c'è Marco Colucci. Perché dico Marco Colucci? Perché con Marco Colucci, nonostante si trattava di lavori pubblici, io ho voluto con lui dividere la costruzione del campo sportivo comunale, ho voluto con lui dividere la fine dell'opera del palazzetto dello sport, ho con lui voluto condividere la risistemazione del centro sportivo polivalente, ma Marco
non ha apprezzato quello che io gli ho permesso di fare come assessore ai lavori pubblici.